Ciao ragazzi e ragazze, guardate cosa mi ha mandato la Lella Luca. Non so se si pronuncia così. Una friggitrice d'aria che ha tantissime funzioni, poi ve le faccio vedere bene, ma si apre dall'alto, guarda che roba. Mamma che bella! Si apre dall'alto. L'unica cosa che il manuale di istruzioni non c'è in italiano, c'è inglese, francese e tedesco. Tu sei tedesca? Però io col Google Translate, lì mi ha insegnato mio figlio, mi ha fatto vedere che si può tradurre. E allora tutte le funzioni le ho tradotte, anche se comunque è facile, è come tutte le friggitrici più o meno, eh. Comunque è bella, robusta, si apre dall'alto e poi ha tanti accessori che adesso vi andrò a vi fare vedere. Al 777 della pagina. Mi sentite bene? Ecco, benissimo. E poi faremo una bella ricettina. Allora, accendiamo il display. No, guardate che bello. Allora, intanto vi faccio vedere le funzioni. Praticamente le funzioni sono, c'è il grill che è quello per grigliare e qui ovviamente c'è sempre la temperatura e il tempo. La temperatura si può diminuire, aumentare e ragazzi fino a 265 gradi il grill, grigliare, fino a 200, mai avuto io una friggitrice che va fino a 265. E qua c'è il tempo, si aumenta, si diminuisce e così. Poi c'è il bake, che questo è per fare magari, non so, i dolci, le torte. Quindi anche qui la temperatura comunque si può aumentare e questa penso che, ecco, arriva fino a 200 massimo, eh? Questa fino a 200 e qua sempre i minuti si aumentano e si diminuiscono. Poi c'è il roast, che vedi che c'è su. C'è la forma dell'arrosto, della coscia di pollo. Questa per fare l'arrosto. Vediamo qui il tempo, la temperatura massima, anche questa fino a 200, eh. È solo il grill, che va fino a 265. Poi c'è air free, che è la friggitrice ad aria, anche qui massimo 200. E poi c'è anche questa, la funzione per disidratare, che qui mi sembra che il massimo sia 90, perché per disidratare non serve tanto a alta temperatura. Un'altra cosa, ha anche lo spuntone per vedere la modalità di cottura della carne. Si inserisce qua nel suo spinotto e con questa si può verificare a che punto è la carne. Poi abbiamo anche la pinza, questa in silicone per prendere i cibi. Guardate che carina, anche qua si può appendere così. E poi c'è anche la spazzolina per pulire bene le parti, anche la griglia. Adesso vi faccio vedere dentro, eh. Oh, vediamola aperta. Eccoci qua. Abbiamo anche il paraschizzi, che praticamente basta solo toglierlo così a incastro. Si schiaccia così. Che un paraschizzi è per proteggere bene la griglia. Guardate che bello che è, c'è anche il paraschizzi. Poi abbiamo dentro una bella teglia, anche questa, per fare la torta, quello che volete. Poi c'è la griglia, guardate che bella anche questa, sempre in ferro anche questa, guardate che bella spessa per grigliare bene la carne. E poi c'è il suo cestello, anche questo. Guardate che bella robusta, eh? Guardate che bello, ed è bello capiente, anche questo qua ha un 6 litri. Guardate che meraviglia. No, questa è proprio bella, eh? Peccato che non c'è l'italiano, però, ripeto, col traduttore si riesce a capire tutto. Poi, bene o male, le funzioni, insomma, sono sempre quelle, eh? Adesso sentiamo un po' il rumore. Per esempio, se vogliamo fare, non so, un air free, facciamo come friggitrice, basta schiacciare start, stop e parte.
Sentite, e fa anche il pre, eh? Questo è un pre che è il preriscaldamento. Sentite che silenziosa? Vede? Vedete? Che viene fuori pre. E il preriscaldamento dura 3-4 minuti. Poi, quando ha finito di fare il preriscaldamento, viene fuori proprio la scritta di inserire il cibo. Mamma, che bella! Prendiamo della pasta già pronta per pizza. Io ne avevo metà, eh. Farò tipo un saccottino. Allora, gli metterei quello che avevo in casa, eh. Una fettina di camoscio d'oro, una fettina di prosciutto, così, e un pochino di mozzarella. Ma quello che avete in casa, eh. Io quello che avevo avanzato. Mettiamo un pochino di origano, un pochino di sale e chiudiamo con un'altra fettina di prosciutto. Poi lo chiudiamo così. Ok. Sigilliamo bene i bordi. Ok, prendiamo il nostro contenitore della friggitrice. Magari mettiamo un filino d'olio proprio appena appena, tipo proprio così, tanto da farlo un po' soffriggere bene. E mettiamo il nostro canzoncino saccottino, anche si appiccica tutta sta carta. Ok, mettiamo dentro il nostro canzoncino, lo mettiamo nel cestello della friggitrice, lo inseriamo. E farei friggitrice ad aria, un 200 gradi, facciamo 10 minuti. 10 minuti, poi magari a 5 minuti lo giriamo, vediamo se è cotto anche sotto, se no lo giriamo. Facciamo 200 gradi, 10 minuti, cominciamo così. No, vabbè ragazzi, guardate come si è gonfiato dopo 5 minuti. Adesso lo giro per sicurezza, così cuoce bene anche dall'altra parte. Lo giro, così lo facciamo cuocere bene anche sotto. E facciamo altri 5 minuti di là. Vado, apro, ecco, finito. Vediamo se anche dall'altra parte. Ma che figata che si apre! Che bello colorato! Sentiamo, mamma mia, che profumo! No, ragazzi, ma che cannonata! Adesso proviamo a fare l'assaggio. Ho fatto 5 minuti da una parte e 5 minuti dall'altra, perché comunque sotto le friggitrici, io non ho trovato ancora una friggitrice che cuoce bene anche sotto. Bisogna girarlo, così è cotto sia bene che da una parte che dall'altra. Mamma mia, sentite il taglio. Che profumo di prosciutto, di camoscio d'oro, mozzarella. Ragazzi, guardate dentro, guarda come guardate che spettacolo, guardate come gonfio, guarda dentro come gonfio, guarda come fu, si è gonfiato tantissimo. No, vabbè, senti che crocchio.
Rocco. Vi faccio sentire da vicino. Guardate che ha aggiunto tutta la mozzarella. Ah, mi scotta. Faccio sentire da vicino il crocco. Ma guardate dentro. C'è la bocca che parla. Sentiamo il crocco. Che bordo. Buonissimo. Ragazzi, buonissimo. È croccantissimo. Ragazzi, Lella Luca, non so se si dice così, è una cannonata. Vi lascio giù nell'info box il link per andare a vederla o chi vuole acquistarla. No, ma guardate che cannonata, si apre dall'alto. Ma guarda che bella. E poi è bello anche tutti i suoi, come questa, la tortiera, sono tutti materiali buonissimi, con tutti i suoi accessori. E cosa dire? Grazie della Luca. Buon appetito. Se volete provare a fare questa ricetta, ma l'impasto era quello già pronto, era per fare una prova. Se voi volete proprio farlo con l'impasto a fatto a mano, ma questo qua della Buitoni è buono comunque. E farcitela come volete voi. Però veramente, della Luca. Top. Buono. Lella Luca. Ciao.